Avete forze ancora, dai. Ecco, grazie, benvenuti. Adesso io qui sono a casa mia, questa è una delle mie parrocchie e sono veramente contento di fare parte di questa parrocchia perché la conoscevo da quando ero piccolino, così ci venivo per la festa di Sant'Ignazio dall'Acoli. Sant'Ignazio qui è Sant'Ignazio Vota Deus, quindi quando c'è la festa di Sant'Ignazio festeggiano due volte all'anno, a maggio, l'11 e il 30 di agosto, quando viene festeggiato all'Acoli. Ecco, quindi ci venivo da piccolo, era una chiesa sempre molto piena di mistero, di fascino. Mi ricordo queste donne quando venivano a portare il caffè ai stranieri, dopo facevano la prima messa, queste donne venivano e portavano questi servizi più belli che avevano. Questa città, io rimanevo incantato. Ne aveva anche mia mamma di cose belle, però a vedere da lì, questa cosa santa è sempre più bella, diciamo così, no? E quindi praticamente, ecco, poi mi sono trovato qui, mi hanno sempre coinvolto anche nelle loro feste principali, sono sempre venuto molto volentieri. Ultimamente il vescovo ha tolto questa parrocchia a Don Antonello, perché Don Antonello, quello di Twini, lui si è sempre proclamato monogamo, lui voleva solo una parrocchia, e il vescovo le ha segnato tre, perché faceva Twini e amministratore di Sezzu e di Las Passas. Quando poi io a un certo punto ho cercato di tirare il mio in barca perché mi ritenevo non più, ma nel senso che lo spassas. Adesso perché ci sono un anno e mezzo qui. Questa chiesa ha una particolarità, come dicevo. Innanzitutto adesso la vedete così, qui c'è lo stesso comune di tutto e di più. Un tempo era una chiesuola piccola, con una bella grande legge. Anche perché questa purtroppo fu fatta oggetto durante la seconda guerra mondiale di bombardamenti, 20 metri fuori dalla porta della chiesa, fu sganciata una bomba da 1000 lire, non è una cosa, io che provengo dal contesto militare, sono anche artificiere, quindi so come di quanto è fatta una bomba da 1000 lire. Praticamente è grande, per darvi l'idea, quasi di una bombola, un po' più grande, non più stretta ma un po' più lunga. Sganciano questa bomba, praticamente entra in questa chiesa, le schegge, gli spezzoni delle bombe in acciaio e hanno lasciato i segni nelle pareti. Difatti se voi controllate le pareti, hanno lasciato i segni, gli spezzoni di queste bombe. C'è un'altra cosa, molto questa. Mondo, sulla mia destra, c'è la statua di Sant'Isidoro. A Sant'Isidoro lo spezzone della bomba dato via le dà della faccia. Adesso puoi qua uscire probabilmente. Lasciamo la stare, il demonico e via dicendo. Questa non è la parrocchia originale, la parrocchia originale si trova in una chiesa cimiteriana che si trova poco distante dall'interno del paese, la chiesa San Cristoforo. E anche qui, qui ci tengono molto praticamente il sindaco e le altre persone, da poco hanno fatto anche a Natale hanno fatto un corso con la monarca, non so se per il progetto di monarca, sì. Il coro di monarca molto bello, c'era lei qui, si ricorda, no? Molto bello, rimasto molto bello. Ecco, in questi paesi la chiesa svolge una funzione molto importante di collegamento. Perché? Perché serve anche per unire le famiglie. Perché le famiglie senza la chiesa sarebbero ognuna per conto suo, e invece qui si legano tra di loro, partecipano, un gruppo viene, chi pulisce le tovaglie, fa i sacri, chi pulisce per terra, fanno tutte queste cose. Io qui vengo, faccio la messa, quindi di loro andare, non apro neppure la porta, perché sono delle persone veramente splendide. Mia mamma diceva, figlio mio, non gli appesse per peccatore da dotto usato, perché anche lei pensa che i mali vengono perché qualcuno ha commesso peccato, ma non è così. E io a mamma le dicevo, mamma, Gesù Cristo sa lui, la donna da totus, la donna da tui puro, questa è saluci tua, è da te che potate, hai pazienza, potate e c'è tu libera, le dice le cose.
Verena, e lei dice che l'unica destra ha ragione. C'hai ragione. Ecco, quindi, ecco, carissimi fratelli, vedete, a parte il fatto che noi preti siamo una specie di via di estinzione, siamo sempre di meno, sempre uno spagoso, beccioso, e quindi, ecco, cercate anche voi di capirci, perché noi, per a me mi vogliono un bene dell'anima qua, sinceramente, è un problema, guardate, che non gusto se non ti ci canta nulla. Tutti. Quindi, carissimi fratelli, questa è la nostra vita di sacerdote. Dobbiamo amare, proprio questa mattina lo dicevo, dobbiamo amare. Questo è il fatto. Anche perché Dio ci giudicherà sull'amore. Però sull'amore Dio non ci farà sconti, cari fratelli. Avevo fame, avevo sete, ero malato, ero in carcere. Su questo non ci farà sconti. Quindi noi dobbiamo volerci bene. Perché se noi ci amiamo, viviamo. Se noi non ci amiamo, sopravviviamo. Non vi voglio fare una predica. Niente, per me è veramente un piacere e un onore aver conosciuto il vostro parroco.